Intanto io credo che in un premio del genere sia doveroso parlare dell'antologia Arte altrove. Edita dal 60 a cura di Bruno Mancini, è un compendio di opere d'arte varie proveniente per lo più dalle selezioni delle 5 sezioni della 9ª edizione del premio internazionale 8 milioni. È sicuramente un libro da suggerire a tutti coloro che ritengono l'arte in generale, la poesia in particolare, essere qualcosa di più e di meglio della banale sintesi a due apparati narrativi prevalentemente ruotanti intorno alla sfera delle emozioni amorose. L'arte come entità autonoma di espressività complessa, l'arte come aggregante per la somatizzazione di emozioni. Queste sono alcune delle potenze che forzano le professionalità artistiche degli autori di questa antologia, rendendola promotrice, anche complice, di una validazione espressiva che forgia pagine simili a momenti di assoluta apnea nel micro universo circostante e disponibile, senza limite, per l'immersione di lettura degli spettatori catalizzati sulle onde magnetiche che essa emana. L'emotività è la principale caratteristica individuata per dare concretezza alla realizzazione dell'idea ispiratrice di questo volume. Nelle pagine dell'antologia troverete tanto talento e tanta professionalità e anche tanta capacità di ammagliare il pubblico fortunato di poterla leggere. Quanta è la modestia che trattiene gli autori delle opere nel compiere imprese che, pur essendo proibitive per tanti artisti, sarebbero congeniali nelle loro attitudini se solo decidessero di passare alla sponda del commerciale, disattendendo le spinte passionali che le inducono alla più totale libertà espressiva. Strutturata con un profilo pluritematico, la composizione delle varie sezioni in cui è organizzata Arte altrove viene proposta con una serie di tasselli organizzati in base al criterio della matrice culturale, pronta comunque e sempre a far emergere da una pudica riservatezza la scoppiettante vivacità delle seducenti forme di attrazione artistica agli occhi di chi ne sappia leggere i palpiti primitivi. Poesia ed arti grafiche in prima linea, seguite da giornalismo, musica e recitazione, si srotolano nella ordinata dinamica che compone le pagine di questo libro. Il tutto articolato in intrecci, con sezioni dedicate a nuovi artisti selezionati dalla casa editrice Il Sextante di Maria Pia Ciaghi, ad artisti segnalati dalle sedi operative dell'Associazione Culturale da Ischia l'Arte d'Ila, e da personaggi indicati dal quotidiano Il Dispari di Gaetano Di Meglio, fino alla chiusura del tomo che contiene un florilegio di poesie pubblicate da Bruno Mancini con il titolo Promo 1. L'opera grafica che dà forma alle copertine è stata realizzata e gratuitamente messa a nostra disposizione dall'artista di chiara fama Gianluigi Filippini, che ringraziamo moltissimo, e spero di aver pronunciato bene il tuo nome, Gianluigi, se no perdonami. Arte altrove giunge dopo una lunga storia di piccoli ma continui successi che a partire dal 2009 hanno costruito le premesse per le quali tutte le antologie degli ultimi 5 anni sono state gratificate dalla partecipazione alle edizioni Book City, e negli ultimi 2 anni hanno avuto il privilegio di essere mostrati in pubblico nel Big Stand allestito nel Castello Sforzesco di Milano, insieme ai nomi più altisonanti della letteratura mondiale, insieme alle collane più rinomate delle maggiori case editrici internazionali e a disposizione di un pubblico numerosissimo, composto da visitatori di provenienza cosmopolita. Arte altrove avrebbe dovuto essere presentata in questi giorni nel Teatro Franco Parenti, ma siamo certi che, nonostante le difficoltà imposte dall'assoluto rispetto delle norme di difesa e contrasto al Covid-19, riuscirà anche questa volta ad essere al centro di numerose iniziative artistiche e culturali che verranno proposte in biblioteche, in luoghi di incontri pubblici, partendo appunto da questo Book City, che resta un importantissimo evento internazionale, seppure realizzato in questa diffusione online.
Noi sappiamo di aver avuto il coraggio di non sottomettere la nostra idealità ai compromessi di tipo commerciale e, o peggio, di politica commerciale. Sappiamo che i lettori saranno disposti a valutare favorevolmente le opere proposte dai tanti artisti presenti nel volume. Lanciamo quindi alcune nuove promesse di varie arti, offrendo loro uno strumento per emergere dalla penombra, addirittura al buio, fino ad essere esposte alla viva luce della ribalta pubblicitaria, ove i migliori saranno certamente individuati dai lettori, che sapranno ben riconoscere in taluni dei novelli argonauti coloro che avranno ruoli da protagonisti con non lontana affermazione di indubbio valore. E io ne sono sicurissima. Domenico Umbro per il quarto anno consecutivo è presente al Book City di Milano 2020 come musicista nei progetti culturali presentati dall'associazione Da Ischia l'Arte, DILA. Infatti ha proposto concerti da solista nel 2017 nell'auditorium del Museo delle Culture MUDET. Nel 2018 ha suonato sia nell'Aula Magna della Società di Incoraggiamento Arti e Mestieri, SIAM, sia nell'auditorium di Mare Culturale Urbano. Nel 2019 ha suonato brani musicali di Roberto Prandin su testi di Bruno Mancini nell'Aula Magna della SIAM e nell'auditorium di Mare Culturale Urbano. Sue succinte biografie sono presenti in diverse antologie pubblicate a cura di Bruno Mancini e di Roberta Panizza, con la collaborazione della testata giornalistica del Dispari di Gaetano Di Meglio, tra le quali vanno citate Una pagina, un'emozione, Penne, note, matite, Magari un'emozione, tutte edite dal sextante di Marapia Ciachi. Maria Luisa Neri, scrittrice, poetessa, musicista. Laureata in psicologia clinica e indirizzo applicativo presso l'Università della Sapienza di Roma, si è perfezionata per gli aspetti dell'età evolutiva, sui disturbi della sessualità, della devianza, dell'apprendimento e dell'alimentazione. Iscrittasi all'albo, ha avviato uno studio privato. Iniziando a scrivere in gioventù, attualmente la sua produzione è composta da ben 11 volumi di poesia e racconti brevi, una raccolta di haiku e diverse fiabe musicali. Alcune sue composizioni sono state inserite in varie antologie. Maria Luisa Neri, appassionata di musica, si è anche diplomata al conservatorio in due strumenti. Ama ogni forma d'arte e organizza eventi in campo culturale ed artistico, in particolare in ambito musicale, dando spazio soprattutto ai talenti italiani. Socia fondatrice dell'Associazione Culturale Da Ischia l'Arte DILA, Maria Luisa Neri è anche presidente dell'Associazione Arte del Suonare, tramite cui lei usa affermare che intende favorire ed organizzare manifestazioni musicali, culturali, ricreative, cinematografiche, festival, conferenze, premi, saggi, concerti, musical e ogni altra forma di spettacolo legata alla musica. Diffondere la cultura musicale nel mondo giovanile e non attraverso la realizzazione di iniziative culturali di vario genere, con particolare attenzione al repertorio violinistico, dando vita a stagioni concertistiche di alto livello, a festival musicali e un concorso musicale internazionale, giunto ormai all'ottava edizione. Oltre all'offerta concertistica, l'associazione si propone come luogo di incontro di interessi musicali e culturali, assolvendo la funzione sociale di crescita umana e civile, ed è impegnata a realizzare la scoperta e la valorizzazione di giovani promesse in campo musicale sia a livello locale sia in campo nazionale. Santina Amici, laureata in pianoforte presso il Conservatorio di Frosinone sotto la guida del maestro D'Alessio. Ha seguito un corso di musica d'insieme presso l'associazione La Bottega dei Musici con i maestri Magliocca e Bracchi. Ha svolto un'intensa attività concertistica in Italia e all'estero, collaborando con importanti associazioni musicali. Ha partecipato alla tournée teatrale Chanson des Bilitis, suonando musiche di Debussy, dirette dal maestro Aletta, ottenendo consensi di critiche dalle pagine culturali di importanti giornali quali Tribune, Courier e Guardia.
ha animato la messa presso la Basilica di Santa Maria in Montesanto, Chiesa degli Artisti di Roma, sotto la direzione artistica del maestro Anne Resn. Nel novembre 2015 Santina Amici ha partecipato alla cerimonia di premiazione dei vincitori del premio di poesia 8 milioni 2015 che si è tenuta nell'isola di Ischia, eseguendo tra l'altro il concerto meravigliosamente retro con la cantante lirica Paola Occhi. Nel novembre 2019, in duo con la violinista Maria Luisa Neri, ha proposto a Milano due memorabili momenti musicali nell'Auditorium di Mare Culturale Urbano e nell'Aula Magna della SIAM, Società Incoraggiamento Arti e Mestieri. Entrambe inserite nel palinsesto di questa stessa manifestazione internazionale Book City come contributi musicali degli eventi proposti dall'Associazione Culturale da Ischia L'Arte Vila.